Buongiorno, ciao ragazzi. Allora, eccoci con un nuovo video. Buongiorno. Allora, oggi è giovedì mattina. Come sapete, quest'anno, ve l'ho forse già detto, quest'anno entro sempre un pochino dopo, entro alle 9, quindi ho tutto il tempo di prepararmi con calma e quindi riesco a fare veramente tutto con molto più relax. Allora, non ho caffè, mi sono accorta di aver finito il caffè, quindi non posso prendere il caffè. Però mi mangio una brioche. Tra l'altro ho proprio pochissimo, abbiamo finito i biscotti, abbiamo finito tutto, devo andare a fare un po' di spesa. Magari uscendo vado alla Lidl. Allora, questo weekend sarà un weekend all'insegna della tranquillità. Non faremo niente di che. Quindi sarà un fine settimana molto 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 tranquillo. Io devo fare due o tre cose adesso arrivando a casa, devo organizzare un po' di cose. Tra l'altro, volevo dirvi che ho deciso di cambiare la sedia in salotto. Allora, ho letto tutti i vostri consigli, come vi ho detto l'altra volta, e alla maggior parte delle persone l'unica cosa che non piace dell'angolo scrivania è la sedia. Non perché sia rosa, non perché sia di quel modello lì, ma perché è, secondo voi, per la maggior parte dei commenti, un plasticone. Allora, devo dirvi che quando l'ho acquistata, mi piaceva tantissimo. Mi piaceva perché era del rosa che volevo io, mi piacevano tantissimo le gambe, soltanto che in effetti mi sono resa conto vedendola che era proprio plastica, plastica, plastica. A differenza di queste qui che ho in cucina, che sì che sono plastica, però secondo me è una plastica molto più bella. Queste qua io le avevo prese da Casa Shops e secondo me sono molto molto più belle come materiale, ma molto molto più bello. Quello lì in realtà è molto plasticoso, cioè non so come dirvi, proprio, dà proprio l'effetto della plastica, forse perché è anche rosato, non lo so, in effetti dà un po' quell'effetto lì. Mauro, devo dirvi la verità, non è mai impazzito per quella sedia, dal momento che l'ho montata, che l'ho messa, non lo convinceva fin dall'inizio. Poi ho letto i vostri commenti. Anche le mie amiche mi hanno detto, in effetti, Fede, una scrivania comunque di un certo tipo come quella è molto bella, metterci una sedia così va a perdere proprio la scrivania, anche se sta bene perché il rosa riprende il quadro, ha dei dettagli che riprende quell'angolo lì che secondo me sta benissimo, però questa cosa che in effetti sembra un plasticone, devo dirvi che mi ha condizionata parecchio. Più che altro per quello, proprio per il fatto che sembri un plasticone, anche perché volevo ricreare un angolo proprio importante, un angolo che fosse di un certo tipo. E quindi niente, ho deciso di cambiarla, ho deciso di sostituirla. Tra l'altro, volevo vedere un po' se trovavo qualcosa, pensavo di guardare su Westwing perché qualcosa ho già scelto, qualcosa ho già visto. Ho deciso di fare questa cosa perché io non sono per niente convinta e quando non sono convinta ci penso sempre. Tra l'altro, questa sedia qui è un po' che ce l'ho, cioè io vi ho fatto vedere l'angolo studio domenica, se non sbaglio. Ma la sedia ce l'ho già da un po' di tempo, però non lo so, c'è sempre stato qualcosa che non mi convinceva. Poi alla fine io azzardo, ma poi alla fine sono sempre per le cose semplici. Tra l'altro, questa sedia qui non la manderò indietro, anche perché non so neanche se me la prendono, perché ormai è passato un po' di tempo, però ho pensato di portarla a scuola perché avrei comunque comprato una sedia da tenere a scuola per essere un pochino più comoda per la schiena e allora ho pensato di portare quella lì, così almeno la utilizzo alla scrivania e quindi so come rimpiazzarla, anche perché, ripeto, avrei dovuto comprarmi una sedia, quindi pertanto così porto quella lì.
Poi sta bene anche perché la mia classe, quest'anno no, perché ci siamo spostati per questo problema qui, quindi ho sono da un'altra parte, però normalmente la mia classe è tutta rosa, rosa e un rosa più acceso, quindi la sedia è top, ci sta benissimo, quindi porterò la sedia a scuola e cercherò un'altra sedia. Magari, ripeto, lo guardiamo in faccia. Colazione, prendo le vitamine e poi vado a lavorare. Ciao! Sono arrivata a casa adesso. Sto tirando un po' sulla penna. Ho aperto un po' la finestra così cambio l'aria. Tra l'altro sono uscita, sono andata a fare due cose, sono andata a fare anche la spesa e cercavo un vaso da metterci il banano che non ho trovato. L'avrei preso tipo in terracotta, adesso non lo so, ma bianco, bello grosso, ma non l'ho assolutamente trovato, quindi niente, devo un attimo temporeggiare. Sono andata a fare la spesa, sono andata da Lidl, adesso vi faccio vedere tutto quello che ho comprato, facciamo un piccolo svuota la spesa. Tra l'altro in tantissime mi avete scritto: ma noi vogliamo lo svuota la spesa con Mauro, come facevi in quarantena? E Mauro ovviamente, riprendendo a lavorare, ha molto meno tempo da dedicare ai miei video. E quindi niente, lo svuota la spesa con Mauro lo faremo quando è a casa, perché ripeto, andando a lavorare non riusciamo a organizzarci, anche perché la spesa magari la vado a fare io in settimana. Metto il cavalletto qui, così vi faccio vedere tutto quello che ho preso. Eccomi qui, ho diviso le cose, di qua ho messo le cose di Lidl e di qui invece ho messo le cose che ho comprato al Galassia, che è un altro supermercato che c'è venendo verso casa mia. Allora, intanto ho tutta la camicia che mi è andata fuori, sembro una zingara, va bene. Comunque, allora, iniziamo da Lidl. Ho preso queste tre cheesecake, perché quando le ho viste ho subito pensato a Mauro. Mauro è un fan sfegatato della cheesecake con la frutta. A me piace di più col cioccolato, invece a lui piace di più quello con la frutta. Tra l'altro me ne è scappato uno, deve essere rimasto nel sacchetto perché mi sono accorta che me ne manca uno. Probabilmente si è sfiato, adesso l'ho preso, me ne sono accorta. Comunque, questi qui sono le cheesecake di questa linea qui americana che vi ho già mostrato tantissime altre volte, ma questo qui in effetti non l'abbiamo mai preso e l'ho brancato subito. Tra l'altro mi sono accorta adesso che scade il 17, quindi tra qualche giorno deve sbrigarsi a mangiarli. Poi, sempre da Lidl, ecco qua, sempre da Lidl ho preso lo speck, perché stasera volevo fare una ricetta, quindi ho preso lo speck e ho preso anche i ravioli alla zucca, questi qua, perché appunto volevo fare questa ricetta, volevo fare i ravioli alla zucca con la pancetta, con lo speck. Vediamo. Ho dimenticato lo zafferano, magari dico a Mauro prima di passare da casa, se si ferma tanto da sua mamma, passa un attimo da sua mamma se ha lo zafferano, perché avrei aggiunto anche lo zafferano, mi sono proprio dimenticata, quindi ravioli, la zucca, speck e lo zafferano. Comunque se ce l'ha me lo porta e vi faccio comunque vedere come faccio, cuciniamo insieme. Poi ho preso il salame, questo qui dal Salumiere, salame Milano, che è quello che piace a me, buonissimo. E poi ho preso le salviette struccanti, perché ci sono delle sere dove sono proprio tanto stanca, che prima di farmi tutta la mia beauty routine mi strucco e voglio farlo in fretta, anche perché magari metto la maschera, quindi perdo un pochino più di tempo dopo. E allora passo la salvietta struccante, so che non si fa, ma per fare in fretta ogni tanto lo faccio, e anche perché ho pochissimo trucco. Da quando mettiamo queste benedette mascherine non mi trucco più come prima, quindi adesso non metto per ora, l'ho messo l'altro giorno il fondotinta, però è una cosa che non metto tutti i giorni, primo perché
non ho voglia di perdere tempo, e poi perché così, perché in effetti ho ancora la pelle un pochino abbronzata. Poi da quando faccio, utilizzo questi prodotti, mi rendo conto che ho la pelle molto più bella e anche senza trucco mi sento più a mio agio rispetto a prima, che me la curavo molto meno ed era diversa, era meno luminosa. Invece così devo dire che anche senza trucco, metto giusto magari un po' di mascara, vado bene. È che un po' di mascara lo metto sempre, quindi comunque poco tanto mi devo comunque struccare quasi sempre. E poi ho preso questa bevanda che è una bevanda coconut drink, una dell'Angelica al cocco, senza zucchero, vitamine, vediamo. Io amo il cocco, quindi ho voluto provare questo drink al cocco, poi dell'Angelica, quindi secondo me non è male. Tra l'altro qualche giorno fa ho provato anche, sempre preso lì da Lidl, l'acqua della Levissima al lime, mi sembra. Buonissima, veramente buonissima. Tra l'altro mi ha fatto fare la pipì tutto il giorno, quindi anche abbastanza efficace. Quindi queste cose qui sono quelle prese da Lidl. Adesso vi faccio vedere invece cosa ho preso al Galassia. Allora, ho preso due confezioni di piadine integrali. Sapete che io amo queste qua del Mulino Bianco, ve ne ho parlato già miliardi di volte, ma molte di voi non mi conoscono perché magari si sono iscritti da poco al canale. Queste qui sono le mie preferite, sia integrali che normali. Queste qui sono quelle senza strutto, senza olio di palma. All'interno ce ne sono tre, io le metto in padella qualche minuto da una parte e dall'altra e poi le mangio semplicemente come pane, quindi da accompagnare un'insalata, da accompagnare delle verdure un secondo, o se no proprio farcite con all'interno prosciutto, formaggio, dipende un po'. Però le adoro, anche le ripeto da sole senza niente. Poi ho preso una confezione di sgranocchi, anche qui chi mi segue da tanto sa che sono i miei preferiti, ve li potete vedere tante volte. Sono buonissimi, questi qua sono una droga, ne mangiate uno non finite più, quindi cerco sempre di limitarmi e mangiarli più che altro durante i pasti. Poi ho comprato una confezione di fagioli, questi qua borlotti, la confezione da 4 già cotti, perché a me piace, a volte magari faccio un po' di... A volte faccio proprio un passato solo con questi, li butto all'interno di un pentolino con un po' d'acqua, un pochino di dado, e li frullo e ci butto magari una manciata di riso, una manciata di pasta per minestra, e mi piace, quindi spesso e volentieri li faccio in questa maniera qua. Poi ho preso marmellate, queste qua monodose, sono comodissime perché non mangiando spesso marmellata, ma ogni tanto mi viene la voglia, invece che comprare il barattolo di grande e rischiare poi di andarlo a buttare perché non tutti i giorni magari ho voglia di mangiare la marmellata, preferisco prendere queste qui. Le ho trovate alla fragola e le ho prese alla fragola, sono della 2. Poi una confezione di pasta Barilla, ho preso questa qua, i sedani irrigati, ne ho di pasta, però ho più che altro pasta lunga, e quindi ho detto prendo questo, così almeno se vogliamo fare magari un piatto di pasta, non per forza spaghetti, tagliatelle, così usiamo quella. Normalmente io prendo quella della Rum, dico la verità, ma andavo di festa e quindi ho preso questa qua della Barilla, che non amo particolarmente, ma andavo di festa. Poi ho preso Nesquik per la domenica, quando magari ci facciamo il latte, ho preso Nesquik. Poi ho preso questo sugo, non so se ve l'ho già fatto vedere. Allora, questo qui è il sugo della Biffi e ci sono tanti tipi di sughi. C'è questo qua che ho preso io, il sugo allo scoglio, c'è il pesto, alle noci, a carciofi, cioè di tanti tipi. Noi andiamo matti per questo qua, sugo allo scoglio, perché è buonissimo. Io cosa faccio quando ho ospiti? Prendo la confezione proprio di pesce surgelato per risotto, per spaghetti, poi lo faccio andare
Quando è cotto, butto all'interno magari una confezione o due, dipende quanti siamo, anche di questo, e lo arricchisce. È buonissimo. Io questa ricetta qui, semplicissima, l'ho fatta due volte. E per due volte è piaciuta tantissimo, quindi ve lo consiglio. Questo qua della Biffi è buonissimo. All'interno ci sono gamberetti, vongole, ci sono diverse cose. Ed è buono, 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 buono. Ve lo consiglio. Poi ho preso una passata di mutti. Pierre, di mio cognato, e ne ho prese solo una perché ne ho due grandi, però Mauro mi ha chiesto di prenderne uno piccolo perché volevamo fare la pizza per non aprire quella grossa. Mi ha detto prendi questa qui perché tanto siamo solo noi due, quindi dovrebbe bastarci, anche perché rischiamo di aprire quella grossa e poi lasciarla lì e buttarla. Poi ho preso tre salse. Allora ho preso la salsa rosa perché volevo una sera di queste comprare i gamberetti e fare i gamberetti in salsa rosa. Poi ho preso questa qui, la burger, che molte di voi hanno conosciuto perché ve ne ho parlato tantissimo e mi avete detto che ve ne siete innamorate, quindi sono contenta di avervela fatta conoscere perché è davvero buonissima. Ed è la salsa burger, quella per i panini, ha proprio il gusto del panino del McDonald's, quindi se siete appassionate come me e golose del panino del McDonald's, questo è il top. E poi ho preso la candela maionese classica, questa qui, perché Mauro invece è ghiotto di maionese, gliela devo proprio togliere perché fa male, perché lui mangerebbe sempre tutto con la maionese, quindi non può mai mancare a casa nostra maionese. E poi ho preso una sfoglia, ho preso quella, sì, la pasta sfoglia, questa qua è quella rotonda della Buitoni, perché volevo fare una torta scaldata, magari la facciamo insieme, no? Adesso metto via tutto, do una pulita al tavolo perché ci siamo di nuovo disinfettare tutto, non che io abbia mai smesso di farlo, ma adesso rifacciamo di nuovo tutto come prima. E poi volevo farvi vedere una cosa molto molto interessante. Adesso metto via tutto. Spesso è che agenda ho? È una delle domande più frequenti che mi fate in questo periodo qui. Ho aspettato a parlarvene perché volevo un momento un po' di tranquillità e niente, oggi volevo farvi vedere qual è l'agenda che utilizzerò quest'anno. È un'agenda molto interessante, un'agenda che non voglio forse neanche chiamare agenda perché non è neanche il termine giusto e secondo me potrebbe essere la svolta per chi vuole, come me, cercare di costruire un anno, almeno a livello mentale, migliore di quello passato. Una cosa che molti spesso sostengono è che io sia una persona molto forte, una persona con gran carattere, una persona abbastanza decisa. In realtà io sono tutt'altro, sono una persona che vuole mostrarsi una persona forte, una persona decisa, una persona con carattere per aiutare, tra virgolette, le persone che sono vicino a me, per non farle a volte soffrire, quindi mostrare questo sorriso per far vedere che va sempre tutto bene, a volte invece per dare proprio la carica a chi in realtà non ha voglia proprio di sorridere, perché ci sono a volte quei momenti dove uno non ha voglia di sorridere. Quindi io cerco sempre di farlo per gli altri, per aiutare gli altri, perché è stato sempre un po' il mio scopo di vita. E poi va bene, nella vita a volte uno può anche essere giudicato, può essere magari
Non capito, però l'importante è essere sempre a posto con se stessi. Quest'anno ho optato e ho deciso di accettare una collaborazione con una ragazza che mi ha contattata. Subito ero un po' indecisa perché io non difficilmente compro agende di questo genere qui. In realtà, dopo tutto l'anno che abbiamo passato, ho deciso di accettare, di mettermi un po' in gioco. Ed è questo il motivo per cui io ho deciso di accettare, perché ovviamente non vi nego che quando sono collaborazioni e sponsorizzazioni voglio essere sempre, sempre onesta, e quindi questa è un'agenda che ho ricevuto, quindi un video sponsorizzato. Allora, però mi sono presa del tempo prima di parlarvene, perché volevo essere io prima, entrare prima io in relazione con questa, e è passato un po' di tempo, vi dico la verità, è passato un po' di tempo, però sono stata onesta dall'inizio con questa persona dicendo che mi prendevo un po' di tempo perché volevo capire se riuscivo a entrare in relazione con questa, ma adesso vi dico tutto e vi faccio vedere tutto. Questa è l'agenda in questione, The Creative Planner, è un'agenda del 2021 perché questa agenda qui inizia da gennaio 2021 e vi dico la verità, adesso che ho iniziato ad avere un pochino più di confidenza con questa, mi dispiace non poterla già iniziare perché è davvero speciale. Allora, questa agenda qui nasce da una collaborazione tra Carlo Lesma e Annalisa, dalla mente al cuore. Comunque vi lascio tutti i loro riferimenti nell'info box. È nata tra una loro collaborazione. Hanno deciso di creare questa agenda con uno scopo ben preciso, che è quello che mi ha portato ad accettare, e lo scopo è quello di cercare di riorganizzare la propria vita, cercare delle idee da fare, da migliorare la propria vita, ed è quello che ho deciso di fare io quest'anno, e di cercare anche di trovare delle strategie, delle idee per migliorare le giornate e il modo di vedere un po' la vita. Quante volte ho detto la vita, ma non importa. Il tutto creandosi comunque degli obiettivi. Quindi, questa agenda vuole essere un modo per cercare di pianificare, ovviamente è un termine un po' così, perché pianificare la propria vita, sappiamo tutti che purtroppo non possiamo pianificarla. Ma possiamo crearci degli obiettivi che ci spingano a migliorarci, o semplicemente farci stare bene. Ad esempio, io voglio crearmi un obiettivo quest'anno che è quello di essere un pochino più positiva, un pochino più serena con me stessa. Questi possono essere degli obiettivi, oppure voglio quest'anno dedicare le mie giornate anche al mio, magari facendo dello sport, quindi voglio iniziare a fare questo, cosa che non ho mai fatto per pigrizia. Quindi cercarci degli obiettivi che possono essere più o meno importanti di un certo tipo. Adesso cerco di farvela vedere un pochino meglio. Allora, tutta la prima parte è innanzitutto c'è una presentazione di Carlo e Annalisa, c'è un loro augurio e un loro ringraziamento a chi comunque decide di utilizzare questo planner, perché voglio chiamarlo non solo agenda ma anche planner. Allora, all'inizio praticamente ci sono tutti i consigli su come utilizzarla e si concentra più che altro sul trovare il modo per creare un nostro obiettivo. Qua c'è il contratto con me stessa, quindi voi potete passare anche parte o comunque un momento della vostra giornata concentrandovi proprio su questo, scrivendo, dedicandovi proprio del tempo a voi stesse. Qua vi aiuta anche a come programmare l'agenda, l'obiettivo semestrale, ogni inizio mese, ogni domenica sera. È molto semplice, ma nello stesso tempo molto creativa. È suddivisa, come vedete qua, c'è
tanto per iniziare, tutti i mesi elencati così. Poi vi volevo far vedere, allora qui praticamente è suddiviso la settimana 0, inizia dalla settimana 0 che va dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021. Qua vi chiede il focus personale, focus lavoro, miglioramento, riflessione, gratitudine, cosa è andato storto, cosa è andato invece bene. C'è tutta la settimana. E tutti gli orari, quindi voi potete scrivere anche orario per orario cosa state vivendo, che cosa volete guadagnarvi. Ci sono anche gli esercizi da fare. Il mio augurio, mi auguro. Poi anche proprio tutte le scritte che ci sono, tengono proprio tanta compagnia. Mi piace tanto perché è un po' un libro, un modo per riordinare il tuo stato emotivo, spirituale, alimentare, proprio tutto, tutto, tutto. Sì, creativamente organizzato, la bussola interiore, è veramente un percorso interiore, secondo me, davvero, davvero bello. Quindi questa è l'agenda che io quest'anno ho deciso di adottare. Avete modo di scrivere le vostre sensazioni. È davvero bellissimo. Suddiviso, vedete, per mese di febbraio, obiettivi del mese, lista delle cose da fare. Quindi c'è inizialmente un calendario, anche qua. Mese di febbraio, la vostra lettura. Abitudini positive e negative, e poi vi dà dei piccoli spunti, dei piccoli consigli. Vi dà anche un po' di carica, vedete, crederci e sei già a metà strada. Davvero bella. Mi piace, grazie. Ci tenevo a farvela vedere perché per me è un po' una sfida con me stessa quest'anno. Sarà un anno, secondo me, difficile. Sarà un anno dove dobbiamo stringere i denti, lo sappiamo, perché ci troviamo in un periodo storico molto, molto particolare. E quindi ho voluto aiutarmi così, ho voluto cercare di iniziare in maniera diversa, ponendomi degli obiettivi, appuntandoli, cosa che vi dico la verità, non ho mai fatto, quindi quest'anno farò questo. Niente, ho cambiato programma, ho deciso di fare i tortellini perché ho voglia di qualcosa di caldo. Nel frattempo, apro le verdure, le metto in una padella e le faccio andare, così faccio la torta salata. Poi vediamo, magari poi le mangiamo così, non lo so, se ci diamo dopo. No, stavo spegnendo. Mettiamo un filino d'olio, tra l'altro devo riempire questo qui che ormai è terminato. Il momento di salutarvi, questo video è diventato lunghissimo, abbiate pietà, abbiate pietà, non sono riuscita a fare più veloce,
E comunque, grazie per essere stati insieme a me. Per quanto riguarda l'agenda, se volete dare un occhio, mi raccomando, fatelo perché è davvero topissima. Vi lascio tutto, 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 anche i loro riferimenti e i riferimenti all'agenda nell'info box, quindi andate a curiosare. Qualsiasi informazione chiedetemi, io vi risponderò. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!